Ciao, ed eccomi qui per un nuovo vlog. Wiki vlog, qualcosa del genere. Tanto io faccio clip durante la settimana e poi il venerdì ve li metto. Per questo periodo mi sono ripreso a fare questi vlog del venerdì. Allora, intanto volevo dirvi, non so se in videocamera si vede, ma mi sembra che dallo schermino si noti che ho il naso arrossato. E sapete perché? Perché se avete visto il wiki, non riesco neanche a pronunciarlo, il wiki vlog dello scorso venerdì, alla fine vi ho fatto vedere che ero andata a mangiare a mezzogiorno in un agriturismo, però sono rimasta al sole, visto che si deve mangiare fuori e le temperature lo permettono, e siamo stati fuori. E però avevo la seduta al sole e mi sono bruciacchiata il naso, sono diventata tutta rossa, una cosa che non mi è mai successa. E sì, tiravo su e giù la mascherina in base a se stavo mangiando o se si stava semplicemente parlando, però mi sono arrossata il naso. Non so neanch'io se registrare video beauty perché non so se il fondotinta mi copra per il momento questo arrossamento, sia aspettare che l'arrossamento un po' si diventi meno visibile. Comunque, questa mattina sono andata a farmi una mini spesa, ho speso 48 euro qui all'ipermercato perché volevo vedere se, principalmente perché mi mancava, stavo finendo l'Oransò dell'Antina. E poi volevo vedere se c'erano dei gelati particolari, visto che Cadoro e Famila più o meno so che prodotti c'hanno, mentre qui all'ipermercato delle volte prendono delle novità. Infatti ho trovato delle novità che poi vi faccio vedere, anzi mi devo muovere perché devo andare a fare anche un po' di benzina alla macchina. E in macchina c'ho 3 confezioni di gelato, spero che non si sciolgano troppo, anche perché le temperature non sono poi così fresche fresche. Ed eccomi qui per raccontarvi la piccola spesuccia di oggi. Da scontrino, come vi dicevo, ho speso 48,99 euro, forse lo inquadro, forse no, dallo schermino non riesco a capire. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Un mix di affettati, la soppressata, che ne ho preso 2, a me piace e la trovo solo all'ipermercato, per cui ne ho prese 2. E 2 di prosciutto. Uno è prosciutto arrosto con erbette mediterranee, mentre l'altro è solamente prosciutto di Praga. Questi due, questo sarebbe quello arrosto con le erbette. Vedete che c'è il contorno più scuro, mentre questo sarebbe il classico prosciutto. Ve ne alzo una sola, ma ne ho preso anche un'altra di queste confezioni di Oransoda, che era il prodotto che mi mancava. Poi nel reparto del pane ho preso questi 2 pezzi di focaccia. Uno è prosciutto e formaggio, l'altro è alle verdure. Di solito mi piace, la trovo che la fanno buona e mi piace prenderla, solamente che per trovarla si deve andare a fare la spesa al mattino, perché non ne fanno molta. E mi sono accorta che se vado al pomeriggio questa non la trovo. Iniziamo a svuotare il sacchettino. Allora, ho preso 2 sacchetti di verdura. Uno è un sacchetto di lattughino e l'altro è un sacchetto di valeriana. Nel reparto dei cioccolati, i tartufi dolci neri del Piemonte. Di solito sono buoni questi tartufetti. Era da un pezzo che non li prendevo, sempre per il motivo che questo marchio, che sarebbe Terra d'Italia, lo trovo solo all'ipermercato, così li ho presi. Anche se siamo verso il periodo caldo, a me la cioccolata piace tutto il tempo dell'anno, per cui se riesco a recuperarla, la recupero sempre. Allora, iniziamo con i gelati. Vi faccio vedere, ne ho in mano 2, poi ce n'è un altro di gelati nuovi che ho preso. Allora, ho preso il Ferrero Rocher, questo qui con il cioccolato fondente. Ho assaggiato quello con il cioccolato al latte e mi è piaciuto. E per curiosità, visto che c'ero, ho deciso di prendere anche il
Questo qui, il cioccolato fondente. C'era anche il Raffaello, sempre in formato gelato. Non l'ho preso perché probabilmente dovrei mangiarmelo tutto io, visto che a Davide non piace il cocco. E pensando che i Raffaello in cioccolatino hanno la granella al cocco, ho preferito non prenderli e ho preso questi che di per sé piacciono anche a me, questo con il cioccolato fondente. Poi, come novità dell'Algida, ho trovato ispirato al cannolo siciliano questo qui e ho visto una recensione di questo gelato e hanno detto che è buono. Visto che l'ho visto, ho deciso di prenderlo e spero che sia buono. Mentre l'altra novità che vi dico, che toccando il barattolino già mi accorgo che si sta un po' sciogliendo, di questo marchio che ve ne ho parlato bene negli ultimi Svuota la spesa e non mi ricordo anche se nei prodotti finiti, che mangerecci, che questo marchio mi piace come gelato, ho preso la cheesecake al cheesecake con variegatura alla fragola e biscotti. E sarebbe questo qui, c'è il disegnino, sarebbe questo qui. Nel reparto tè non sapevo che tè prendere perché a me piaceva la confezione della Lipton, quello con quattro gusti, ma forse erano limited edition perché non la vedo più. Per cui ho preso questa collezione qui di tè nero della Twing. Mentre negli ultimi due prodotti ho preso degli yogurt, il Müller, quello alle ciliegie, che è da un pezzo che non lo prendevo e ho deciso di prenderlo, anche perché, se non ricordo male, di questo fatto così con questi pezzi di ciliegia mi sembrava che ci fosse anche in questa versione, però non l'ho visto. Comunque in questa versione ho preso yogurt alla vaniglia e topping all'amarena. Ed ecco qui tutta la mia spesa di oggi. Adesso metto in congelatore quello che va in congelatore prima che si sciolga troppo. Sono passata da Bottega Verde e sono riuscita a trovare il solare che volevo. Questo qui l'ho utilizzato anche l'anno scorso e sulla mia pelle mi è piaciuto l'effetto perché non mi sono scottata e in più prendevo colore, per cui ho deciso di riacquistarlo. Ho riacquistato anche il doposole, visto che l'anno scorso mi è anche piaciuto. Praticamente questo e questo sono gli stessi solari che ho utilizzato l'anno scorso. Questo qui è un doccia, bagno doccia energizzante, camelia, arancia, carota. E una confezione di questo l'ho aperta in questo momento e mi piace il profumo e farmi la doccia con questo, per cui l'ho ripreso e poi ho preso una saponetta all'argano. Mi sono cambiata e messa più comoda, però ero un po' indecisa se metterlo in questo vlog o cosa. Negli ultimi 15-20 giorni io non vi ho fatto vedere niente. Però ho fatto un po' di acquisti di abbigliamento, visto che arriva il momento che questi prodotti posso usarli, ho deciso di inserirli in questo vlog, visto che non sono molti, sono capi semplici, giusto per lavarli e poi utilizzarli. Partiamo con un cuscino che ho preso da OVS. E questo qui non c'entra niente con l'abbigliamento, è da arredamento. Devo ancora, mi piace il colore, devo ancora capirmi se metterlo sopra, dietro, come sfondo quando registro i video, oppure tenerlo in cucina con gli altri cuscini. Comunque vi assicuro che è molto molto morbido. L'ho pagato 7,95 euro, c'era di questo colore oppure di un azzurro acquamarina, però non mi piaceva molto, ho preferito questo colore che ha un che di salmone, se può essere. Comunque vi assicuro che toccandolo è veramente super super morbido. Sempre da OVS vi faccio vedere un capo molto semplice, un pigiama. Allora, ho preso queste questi sono
sono i pantaloni, che sono fatti così a righe, molto semplice, finiscono così. Ho preso la taglia M perché ho provato la L, ma mi era troppo grande e allora ho preso la M. Allora, i pantaloni li ho pagati 9 euro, aspettate, non mi ricordo, no, non c'è nessun sconto, li ho pagati 9,95 euro. Mentre la maglietta è così in tinta unita, ma si accompagna con le righe. E se guardate qui nel collo all'interno c'è un richiamo delle righe. E questa sarebbe la maglietta, molto semplice, di cotone semplice, è fatta così. E la maglietta ci ha dato sempre 9,95 euro. Da Piazza Italia c'ho due borse. Allora, ho preso questi pantaloni lunghi, però sono fatti così, vedete che alla fine finiscono così, sono di tessuto leggero, per cui adatti se c'è una giornata di pioggia, anche in estate se c'è una giornata di pioggia sono super super adatti, sono così con l'elastico, per cui super comodi. Dietro hanno queste finte tasche, mentre nel davanti hanno queste tasche veramente veramente tasche. Allora, ho preso una L e l'ho pagata 19,95 euro. Stesso formato, stesso tessuto, ho preso questi, sono fatti uguali per quanto riguarda la parte della vita, sono fatti uguali, sempre taglia L. Questi invece li ho pagati 14,95 euro, li ho presi anche corti, però sono la stessa cosa. Il tessuto è uguale, sono fatti identici qui nella parte sopra, l'unica cosa che cambia è che uno è più lungo e l'altro è più corto, ma questo tessuto così leggero mi ha veramente intrigato da utilizzare in questo periodo. L'altro capo che invece ho preso sempre da Piazza Italia sono questi pantaloni fatti così. Ci ho dato 19,95 euro, una taglia sempre L. Questi hanno sempre l'elastico in vita, hanno anche questo cinturino da fare un fiocchetto, però cascano leggermente più morbidi qui. E sono fatti che finiscono leggermente così, sono abbastanza larghi che danno quasi l'effetto di gonna pantalone, ma molto alla lunga e molto tra virgolette. E il dietro, come vedete, è semplice, non c'hanno nessuna tasca, mentre sul davanti c'hanno queste tasche sia da un lato che dall'altro lato. Non è che sia senza magliette con le maniche corte, vi devo dire che ne ho di scorta già avanzate dell'anno scorso, per cui questa maglietta con le maniche corte, con questa semplice scritta, l'ho presa sia per il prezzo, 3,95 euro, per cui tra virgolette una cavolata l'ho pagata. Mi piaceva il colore così lilla, per cui ho deciso di prenderla, sempre presa da Piazza Italia, ha queste manichine fatte così e sotto finisce normalmente, ho preso sempre la taglia L. Diciamo che Piazza Italia per il momento riesco a starci dentro con le taglie perché c'hanno questa L che per il momento mi va bene, però la S, la M, la maggior parte delle volte mi sono piccola. Viaggio tra la L e la XL, dipende il modello. Però rispetto all'anno scorso, che mi ricordo che l'anno scorso avevo preso capi anche di XL, sono più una L, per cui sto più tranquilla che non sono proprio l'ultima taglia, che poi non trovo nessun altro capo, perché devo dire che nella mia zona, questo Piazza Italia, è l'unico negozietto dove trovo un abbigliamento per pochi soldi e posso anche provarlo, mentre altri negozi sono molto molto più cari. Infatti, parlando di negozi più cari, ho fatto una scappatina anche da Nico. Questo qui è un negozio che è proprio nel mio comune. Non ci vado, c'ho la tessera, ma non ci vado molto spesso, perché a parte delle magliette con le maniche corte, che le fanno molto interessanti, nel senso che le fanno belle chiuse qui davanti
e un formato largo, non sono di quelle ristrizzite che segnano tutto il corpo, per cui mi piace la forma delle magliette come le fanno questo, come le vende questo, i marchi che vende questo Nico, però sono più costose. Infatti, qui vi faccio vedere che ho preso un pantalone e una maglietta, se non erro. Allora, il pantalone l'ho preso per il prossimo autunno, perché come vedete, adesso non so se vi posso dare l'idea, ma è un jeans pesantuccio e io l'ho trovato che non costava molto, cioè tra virgolette non costava molto, perché vi devo dire che questo negozietto tiene anche jeans da 100 euro. Io questi jeans li ho pagati 68,95 euro. E sono fatti semplicemente così. Questa sarebbe il fondo è leggermente largo rispetto ad altri modelli, però diciamo che li ho provati, ho visto che ci sto dentro, per cui li ho presi, però non sono da portare in questo periodo estivo perché sono troppo troppo grossi e personalmente avrei caldo, ma pensando a settembre, quando iniziano le prime frescure, questi li posso utilizzare tranquillamente. Ah no, ho preso due magliette. Una l'ho presa perché era super scontata. Allora, questa maglietta qui, fatta con queste righe rosse e questa barchetta e il fondo è fatto così, era scontata del 50%, praticamente il prezzo totale era 24,95 euro. Ho preso una taglia M con lo sconto 50, per cui l'ho pagata la metà di 24 euro, che sarebbero cosa, 12 euro. Per cui questa l'ho presa perché me la sono provata, ho visto che mi stava bene, lo sconto era super invitante, per cui l'ho presa. Il retro è semplicemente così con le righe e ha il colletto bianco, per cui la trovo fatta, cioè questo negozio Nico, andandoci cercando, hanno queste magliette particolari che rispetto a quella che vi ho fatto vedere prima di Piazza Italia, che è molto molto semplice, questa qui ha il colletto bianco, ha le righe sia davanti che dietro, anche se qui c'è il disegno, per cui hanno qualcosa di prodotti più carini, però il prezzo è più alto. Infatti, parlando di prezzo più alto, questa maglietta sempre taglia M, l'ho pagata 34,95 euro. L'ho presa perché mi stava bene addosso. No, anche se è chiara, non è un cotone molto trasparente, per cui l'ho presa che ha questo disegnetto fatto così. Questa qui sarebbe la maglietta, come vedete, cade normale, le maniche sono fatte così, il retro invece è completamente bianco. L'ho presa perché mi piaceva e oltretutto il giorno che ci sono andata mi hanno fatto anche lo sconto del 20%, per cui non è molto rispetto se devo paragonarlo ai prezzi di Piazza Italia, però vi devo dire che quelle 2 volte all'anno anche da questo Nico ci faccio un giro, perché c'hanno quei capi che costano sì di più, però me li vedo bene addosso, per cui ci faccio quel giretto e questo qui sarebbe il risultato di quello che ho preso. E ok, questi erano i prodotti di abbigliamento che ho preso in questi ultimi 15-20 giorni, o anche di più, anche un mese sarà, perché io prendo, mettevo da una parte pensando di fare un trio da parte, però poi mi è venuta noia l'idea di fare le clip con i capi indossati, devo provare a fare la clip, montarla, mi diventa un po' noioso, per cui ho pensato, visto che sono capi semplici, non sono niente di particolare, di farveli vedere direttamente così. Ok, vi ho fatto vedere anche questi capi. Vediamo nel resto di questo vlog cosa vi faccio vedere. Volevo farvi vedere che, se vi ricordate, all'inizio avevo fatto un svuoto alla spesa che vi avevo fatto vedere i tartufi di questo marchio Terre d'Italia. Ho aperto la confezione, ne ho presi un po' per prepararmeli per mangiarli e ne ho trovato uno
che non c'è dentro il cioccolatino. Come vedete, la confezione è chiusa, ma non c'è dentro nessun cioccolatino, mentre quelli che hanno il cioccolatino, la confezione è così. A voi è mai successo di prendere cioccolatini e trovare sì, confezionati singolarmente e trovarne di vuoti? E anche per questo vlog sono qui a Montepelluna al mercato. Un salamino, formaggio forse perché ne ho avanzato, per cui non so se prenderlo. Sicuramente cibo da gastronomia, pasticcio, carne, vediamo cosa troviamo e basta. Vi ho aperto tutto quello che ho preso al mercato. Vi devo dire che mi sono fatta due giri perché praticamente per quello pasticcio dovevo aspettare un quarto d'ora, per cui un po' di prodotti li ho portati in auto e poi il miele e il pasticcio praticamente li ho ripresi in un secondo giro visto che non avevo parcheggiato molto distante. Allora, iniziamo con le fragole, pomodori. Pomodoro, questi sono cuore di bue, quelli sono pachino, mele e il galletto con le erbette per questa sera, vasetti di miele. No, non mi immaginavo di trovare chi vendeva miele, invece l'ho trovato e vi devo dire che questo banchetto, quando c'erano ancora le fiere, sagre paesane, che c'era quel piccolo mercatino, da questa ditta avevo già preso prodotti, per cui ho preso il miele del girasole, barena e acacia. Questi sono i tre vasetti che ho preso. Li ho presi sempre piccoli perché c'erano anche quelli grandi, però ho preso quelli piccoli perché ho preferito prenderne di tre tipi. Nel reparto di formaggi mi serviva solo il salame che è qui, che non ve l'ho neanche aperto, questo qui, solo che il salame è stagionato, però mi scocciava prendere solo il salame. Poi ho visto i tomini con lo speck, qui ho preso un latteria che eventualmente faccio una frittata e la mozzarella, questa qui ripiena con prosciutto e funghi, speriamo che sia buona. E questo è quello che ho preso nell'altro banchetto di gastronomia. Allora, pasticcio, pancetta e broccoli, che me lo mangio un po' a mezzogiorno. E questa qui sarebbero moscardini piccoli e pesce. Questo è un piccolo tortino di patate. Come vedete, anche oggi al mercato settimanale, ci ho dato e ho preso vari prodotti. Sono appena stata al mercato agricolo, principalmente perché ho preso degli asparagi, però per fare risotto, perché prendere quelli grossi, stare lì, pelarli per mangiarli con le uova, non ne ho voglia. Mi è più smart fare un risotto, per cui ho preso quelli. Poi vi faccio vedere cosa ho preso. Sono anche passata un attimino da Cadoro proprio per il discorso del risotto, perché mi sono ricordata che stavo per finire il riso, per cui ne ho preso, visto che ne ho uno di scorta e uno adesso ne ho di nuovo. Poi vi faccio vedere tutto quello che sono riuscita a recuperare questa mattina. Niente di eccezionale, perché come soldi al mercato agricolo ho speso 19 e altri 19 qui al supermercato, per cui veramente ho preso pochissimi, pochissimi prodotti. Quando scarico quello che ho preso, vi faccio vedere. Questa è la spesa del mercato agricolo, gli asparagi verdi, 1 chilo di patate, 2 cipolle viola e questi vasetti qui di radicchio con l'olio e di asparagi con l'olio. Mentre di qua al supermercato, come vi dicevo, ho speso qui 18 euro. Allora, ho preso queste briochette per la treccia con noci pecan, che non le trovo sempre. Pensavo di trovare i le ciambelline, quelle con la glassa colorata sopra, però non c'erano. C'erano o le ciambellone oppure questi. E così ho preso questi. Un sacchetto di valeriana. Poi le gallette, queste
queste qui di riso. Con l'idea di fare toast ho provato a prendere questo petto di tacchino al forno di Citterio, questo qui. Questo è il riso che vi dicevo che ho preso, questo qui. Di qua c'è un'altra galletta di mais, una confezione di zucchero di canna, questi biscottini a forma di cuoricino e un vasetto di Nutella, crema di nocciola però della Lindt. Sono appena tornata da un giretto, sono andata a farmi una lamp, visto che in questo periodo tendo ancora a farmene qualcuna, e poi sono passata a Montebelluna a prendere il pane, quello che di solito prendo in quel, si chiama Frasca, che fa il pane cotto a legna. Però mi ha detto che questa volta sono stata fortunata, che perché sono le 4 del pomeriggio, sono stata fortunata che c'era, che era lì e me l'ha dato lo stesso. Però da venerdì prossimo tiene aperto dalle 17, per cui dalle 5, per cui è un po' tardi per me, perché sinceramente io di solito quando vado a farmi i giretti parto, sono le 2, le massimo le 3, parto e vado a farmi i miei giri, per cui adesso devo adeguarmi, ad abituarmi che per andare a prendere il pane devo aspettare le 17, per cui mi è un po' tardi, ma comunque si è deciso così. A me il pane piace, anche i biscotti, perché adesso vi faccio vedere che ho preso anche i biscotti e vi faccio vedere. Allora, di qua ho preso il pane che poi lo taglio a fette e lo metto in congelatore. Di qua invece ho preso i due tipi di biscotti che fa. Vende anche le spumiglie, io le chiamo così, non so da voi come si chiamino, spero che in tutta Italia si chiamino spumiglie, e però a me non piacciono, per cui prendo solo questi due. Ed eccomi qui dalla macchina, perché sono appena stata in agenzia viaggi e ho prenotato. Le ferie sono a posto, ad agosto 8 giorni a Bibione, quest'anno sto più vicina. Proprio oggi, questa mattina è venuto fuori il discorso, vediamo a Bibione che cibo ci danno, perché ormai quello di Puglia, di questo albergo, sono 2-3 anni che ci andavo, per cui più o meno in questi ultimi 2-3 anni sapevo che cibo ci davano. Quest'anno proviamo quello di Bibione e vediamo se qui nel Veneto fanno da mangiare meglio o peggio della Puglia. Adesso volevo andare a prendere sui due etti di prosciutto cotto, perché questa sera volevo fare dei toast, perché c'ho la mozzarella, quella già tagliata, che è confezionata ma sta per scadere, per cui voglio usarla, e per giunta il pane da toast la prossima settimana, per cui è ancora valido 10 giorni mi sembra, poi scade, per cui devo utilizzare anche il pane, per cui ho deciso oggi, sono uscita sia per andare in agenzia che per andare a prendere il prosciutto. Ok, allora questa sera sapete che mi mangio il toast di qualche, ci metterò questa mozzarellina, già di quella già tagliata, confezionata, poi se non mi basta ci aggiungo del formaggio che ho io in frigo, penso posso aggiungerci anche il formaggio di latteria, che sono quelli che prendo al mercato settimanale. E ok, allora io adesso per questo vlog vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!